Hit out to help you, arrivano i buoni per aiutare i locali. Dalla Spagna arriva l'avviso, la seconda ondata è già qui. Londra, topi sempre più invadenti, come cambia la rete dei trasporti. Dall'Italia arriva un test sul Covid efficace ed economico. A Roma arrivano i Pack Tour Experience. Romeo Cox, il viaggio continua. Telelondra, grazie per questa straordinaria stagione insieme. Ben ritrovati nel TG di Telelondra, nella fascia serale live. Prima di partire, come sempre, vi ricordiamo di scaricare la nostra app gratuitamente dai vostri store per smartphone o tablet. Iniziamo subito con una notizia, con il messaggio del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella per tutti gli italiani all'estero. Prego il video. Rivolgo un pensiero pieno di affetto a tutti gli italiani residenti all'estero. So con quanta partecipazione avete seguito le sofferenze vissute nel nostro paese per il coronavirus. Lo avete fatto da lontano, per la distanza fisica che ci separa, eppure del tutto vicini nella coscienza che ci unisce. Una conferma, se ve ne fosse stato bisogno, del sentimento intenso che raccoglie le comunità italiane e di origine italiana diffuso nel mondo. Un sentimento di unità e di solidarietà per il quale vi esprimo riconoscenza. È stata una prova che ha posto in evidenza valori di civismo e di dedizione alle persone in difficoltà, valori che rappresentano base importante della nostra società e che alimentano la vita delle nostre istituzioni democratiche. Nei tanti borghi e città d'Italia, questa stagione è stata accompagnata da lutti e patimenti, cui si è aggiunto il dolore di non poter celebrare i funerali dei defunti. Emergenza ora fortunatamente superata. Adesso l'impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel futuro. Il virus ha superato frontiere e distanze continentali, ha messo in discussione percorsi e modi di vita consolidati. Questi mesi di pandemia per molti dei connazionali all'estero hanno aggiunto alla preoccupazione per la salute il disagio e il rammarico di non poter aggiungere i propri cari in Italia, anche per le restrizioni nei collegamenti aerei. La lontananza pesa sulle nostre comunità all'estero e tutte le istituzioni della Repubblica sono impegnate ad alleviare queste difficoltà. E per la sua parte la rete consolare delle ambasciate è volta a rafforzare l'attenzione e ad ascoltare e corrispondere alle loro esigenze. La collaborazione e il coordinamento della comunità internazionale nel contrastare il virus, un avversario comune e ancora largamente sconosciuto, sta riconducendo gradualmente alla normalità anche dei collegamenti e alle conseguenti aperture. Del resto soltanto la conoscenza condivisa e un'efficace azione corale, a difesa della salute, da parte di tutti i Paesi, può permettere di sconfiggere la malattia. Prima della pausa, prodotta al mese di agosto, particolarmente in questa condizione, desidero farvi giungere il sentimento più forte di vicinanza della Repubblica a tutti voi. Vediamo ora le novità sul referendum confermativo. Prego. Il referendum confermativo popolare, che dovrà decidere sulla riduzione del numero dei parlamentari e rinviato a causa dell'emergenza Covid, si terrà il 20 e 21 settembre. Per gli italiani all'estero, e in particolare per quelli residenti nel Regno Unito, le procedure di votazione sono postali. A questo riguardo, il Consolato Generale d'Italia a Londra ha rilasciato un comunicato per chiarire tutti gli aspetti della votazione. Con il referendum si modificheranno gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Come sempre, gli italiani residenti all'estero e iscritti all'aire riceveranno un plico postale con la scheda per la votazione da rispedire con busta già francata e compilata. C'è anche la possibilità di votare in Italia per chi volesse, ma deve comunicarlo via e-mail entro il 28 luglio all'indirizzo londraelettorale chioccioraesteri.it per tutte le informazioni, vi invitiamo a regarvi sul sito del Consolato italiano di Londra. Per cercare di mettere in sesto questa grande fetta di economia, il cancelliere inglese Arishi Sanak ha lanciato il piano It Out to Help You. Si tratta di un progetto mirato ad incentivare i consumi così da incrementare la ripresa di pub, ristoranti e strutture ricettive in generale. Ce ne parla del servizio Daniele Pace. Dal 3 agosto nel Regno Unito sarà possibile usufruire dello sconto per i ristoranti, ma solo per alcuni giorni della settimana e fino a un massimo di 10 sterline. I giorni in cui si potrà usare il bonus sono il lunedì, martedì e mercoledì e lo sconto si potrà usare fino al 31 agosto. Il rimborso, però, arriverà a settembre. Si potrà andare al ristorante e usufruire dello sconto sul cibo e le bevande, ma non su quelle alcoliche. I ristoratori potranno applicare autonomamente ulteriori sconti dopo essersi registrati al servizio messo a disposizione sul sito di HM Revenue ⁇ Cost. Possono aderire anche i caffè, i bar e i pub che servono cibo, i ristoranti negli alberghi e nei villaggi turistici, le mense e i club privati che servono cibo. Non possono invece aderire all'iniziativa i bread and breakfast, i servizi di catering e tutti quei piccoli furgoncini che riempiono Londra con panini e caffè. Dalla Stagna arriverebbe l'allarme per una seconda ondata di Covid-19. Prego il servizio. Secondo il Sun, in Spagna potrebbe essere già in corso una seconda ondata di coronavirus. Nella penisola iberica, infatti, i numeri dei casi sono in aumento e il governo britannico ha imposto di nuovo la quarantena ai passeggeri provenienti dalla Spagna. Ieri ci sono stati 971 nuovi casi, ovvero 241 in più del giorno precedente. La situazione più critica appare quella del nord della Catalogna e in Aragona, e per il momento Downing Street monitora la situazione da vicino. In Spagna sono segnalati 7.000 casi in due settimane, ma il leader catalano Torra ha già detto che un secondo lockdown totale è da escludere. Per il momento le restrizioni restano quelle del post lockdown e nessuno può o vuole tornare alle restrizioni dragoniane di marzo ed aprile. La fame sta spingendo eh, i topi allo scoperto. Complice il lockdown, da una parte l'assenza di esseri umani. Intanto parti della città come il centro per esempio fa sì che i redditori abbiano più spazio e meno paura nel frequentare le strade dall'altra parte le tantissime uh, chiusure soprattutto uh, delle attività come uh, la ristorazione ha portato i topi alla fame spingendoli ad una complicata ricerca del cibo anche in zone in luoghi che prima non frequentavano prego il video dal regia la fame sta spingendo i topi allo scoperto complice il lockdown da una parte, l'assenza di umani in molte parti della città, come il centro, fa sì che i roditori abbiano più spazio e meno paura nel frequentare le strade. Dall'altra, la chiusura di tantissime attività, soprattutto di ristorazione, ha portato i topi alla fame, spingendoli ad una complicata ricerca del cibo anche in zone e luoghi che prima non frequentavano. La Londra dei tanti ristoranti e quindi della spazzatura, banchetto preferito dai topi, non c'è più e i topi sono costretti a farsi più audaci e soprattutto a viaggiare di più verso le zone residenziali per trovare cibo nelle case e nelle strade dove ora la presenza umana è maggiore. Le autorità sono preoccupate perché purtroppo i topi non si limitano a cercare cibo nelle zone residenziali, ma anche a rosicchiare tutto quanto gli capiti a tiro, come i cavi elettrici, con il rischio di scatenare cortocircuiti o incendi. La re... di trasporti di Londra negli ultimi mesi ha subito diversi cambiamenti, un servizio ridotto, rigide regole di distanziamento sociale, limitazioni al numero di passeggeri, nuovi orari e alcune stazioni della metropolitana chiuse. Tutti sperano che ora si stia uscendo dal tunnel della pandemia e mentre le restrizioni legate al lockdown continuano ad allentarsi, sempre più persone stanno usando di nuovo i mezzi pubblici della capitale. Transport for London sta lavorando duramente per trovare una soluzione, un modo sicuro per compensare ciò che ha perso a causa uh, della riduzione dei viaggi durante il lockdown e la situazione uh, ha portato alla decisione di provare qualcosa di nuovo sulla rete di autobus di Londra. Alla fine dell'estate inizierà una prova di corsie per autobus H24 sette giorni su sette sulle strade più trafficate della capitale. L'idea è di incoraggiare le persone a non viaggiare durante i momenti di punta, a meno che non debbano farlo necessariamente. E molti posti di lavoro hanno introdotto regole flessibili che consentono ai dipendenti di lavorare in orari diversi. L'estensione delle ore delle corsie degli autobus sulle strade trafficate renderà i servizi più affidabili e le persone più propense a continuare a viaggiare in momenti diversi. Per poter fare affidamento sul fatto che gli autobus siano in orario, aiuterà anche a, pre a prevenire l'accumulo di folle alle fermate, poiché i passeggeri saranno in grado di presentarsi quando il loro autobus è in arrivo e non dovranno aspettare troppo a lungo. Un altro vantaggio più inaspettato dell'estensione delle corsie per gli autobus è dare ai ciclisti più spazio sulle strade, utile considerando che andare in bicicletta e camminare è stato fortemente incoraggiato negli ultimi tempi. Parliamo invece eh, dell'Italia. L'Italia potrebbe essere all'avanguardia per eh, la sperimentazione nella sperimentazione eh, di un test per determinare la positività al coronavirus. Guardiamo il servizio. L'Italia potrebbe essere all'avanguardia nello sperimentare un test per determinare la positività da coronavirus. A riferirlo, l'Evening Standard che riporta la notizia sulla sperimentazione avviata su questo test che potrebbe fornire il risultato in soli 12 minuti e a un costo di sole 11 sterline. Il nuovo tampone è stato sviluppato in Corea del Sud, ma è in Veneto che viene seguita la sperimentazione. Se tutto andrà bene, i nuovi tamponi potrebbero essere utilizzati negli aeroporti italiani, come riferito dal Times, sugli stranieri in arrivo. Come affermato dai virologi infatti, i nuovi contagi sono quasi tutti di provenienza estera e l'Italia vuole tenere sotto controllo questa situazione grazie al nuovo tampone che sembra abbia una precisione del 98%. Anche la regione Lazio ha fatto sapere di essere interessata all'uso del nuovo tampone per l'aeroporto di Fiumicino. Se vi trovate in vacanza o vi trovate comunque nella capitale italiana a Roma o sarete nei prossimi giorni, vi annunciamo che stanno arrivando i Pet Tour Experience, visite guidate e teatralizzate al bestiario storico e artistico di Roma. Animali che non mordono, non graffiano, anzi donano. Sono i simboli custoditi tra le fontane, i palazzi e i monumenti della città eterna, che rappresentano gatti, orsi, cervi, leoni e non solo. Questi sono i protagonisti dei Pet Tour Experience, una serie di visite guidate e teatralizzate alla scoperta del bestiario storico e artistico di Roma, con una guida d'eccezione, il celebre Trilussa. Pronto a declamare i suoi versi dedicati agli animali, come hanno fatto i numerosi altri illustri poeti nella storia. Passeggiando tra i vicoli e strade, sarà possibile incontrare le moltissime bestie, in senso metaforico naturalmente, eternamente fissate sulla pietra, con lo scopo di raccontare una città divisa tra i poteri delle grandi famiglie baronali, impreziosita dalle opere di artisti eccezionali, ricca di storielle cresciute nel suo sottobosco urbano. I tour organizzati dai viaggi di Adriano insieme a Luca Basile, creatore del format, insieme alla sua compagna. La Felix 1530. Invitano i visitatori per l'esperienza PETS a portare cibo per gatti che sarà donato ai volontari di Due Osi Feline. Se io ti dico che ho visto tua moglie con un tale, sarò sincero, sì, ma sono prudente. Se invece ti dico bada con chi pratica, tu rimani che con natale quale, ma ti avviso in forma diplomatica Hai capito? Prima di proseguire e chiudere il nostro pg vogliamo farvi vedere un messaggio, un videomessaggio che è arrivato dal nostro Romeo Cox, così vediamo a che punto è con il suo viaggio. Ciao Londra! Ciao a tutti, Ciao. sono Fili Romeo. Romeo e oggi siamo qua per raccontarvi eh, questa settimana com'è andata. Eh, quindi Siamo um... usciti da Viterbo <ride> sì, una settimana sì. fa. E abbiamo cominciato a camminare. Toscana, ehm, no? E siamo arrivati eh, in Toscana. Eh, lì eh, il passaggio tra eh, Lazio e Toscana, il Viterbo, era bellissimo. Come è incredibile, è come camminare dentro de una galleria d'arte. Pittura. Pittura, sì, di arte, bellissimo veramente. Quindi sì, sì eh, qui, diciamo, questi tre giorni qua sono bellissimi. Eh, sì. E, che, e che, che cosa è passato le ultime settimane in, allora, nel lago Bolsena, no? Sì, allora, uh, da Viterbo ci siamo fermati al lago di Polsena. Lì um, ci, uh, abbiamo dormito lì. Allora, è cominciato che dormivamo e mio padre si... Uh, nella nostra tenda? Nella nostra tenda. Um, e mio padre si sveglia perché c'erano dei suoni strani e Guarda fuori e c'erano eh, i cinghiali selvaggi. Sì, tutti eh. i cinghiali. Io ho una paura tremende che entra nella tenda o una cosa simile. Però... la rompeva. Sì. Cinghiali selvaggi, però sì. bene. No. E dopo questo facciamo eh, a sì. piedi. Sì, e dove ehm... sono noi questo ora siamo in um, uh, gom Gommese e Ga Cambasse eh, Terme. Terme. eh sì. sì. Eh, qui è un paesino molto bello siamo ora nel loro giardino però Arriviamo a come mezzo strada cioè è un gran momento per noi uh, mezzo distanza a Londra come, quindi, quindi ce lo stiamo mil, cavando sì. 6600 km per andare però come mezzo mezzo del cammino sì. um, che cosa è qui? È un asino ah, sì, che incontriamo? Sì, prossimo... eh, sì abbiamo incontrato, cioè, incontrato delle de, de, de persone che hanno detto che avevano eh, degli asini e abbiamo detto quello che ci serviva. Quindi... Um, abbiamo visto l'asino, si chiama Pedro, tutto bianco, molto bello e forse prendiamo un asino per il nostro viaggio, quindi Sì, sì. la prossima tappa so. è possibile un asino. Sì. So Mona, sì, buona. Va bene. <ride> ok, um, grazie Londra. Grazie. Eh, sì, eh, ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Ciao. Noi di Tele Londra gli facciamo gli auguri sia a Romeo ma anche al Papa Phil per il proseguo del loro viaggio. Si conclude in questa settimana la programmazione eh, dell'edizione 2019-2020 di Tele Londra. Un segno positivo si è registrato quest'anno con l'avvio di nuovi programmi di informazione come Inside Live e Money e il consolidamento della striscia dell'informazione sia con il telegiornale che con l'arrivo delle flash news e delle frame news. Potrete rivedere le puntate più importanti di questa uh, stagione in streaming durante il periodo di agosto oppure potrete uh, rivederle on the scaricando l'applicazione di Telelombra dal vostro store, sia per cellulare che per tablet. Ad agosto invece avremo un assaggio delle nuove produzioni Food Confession e Cold Case che poi apriranno la nuova stagione a settembre, oltre al ritorno di Inside Live e di Escape Room Live. Noi vi ringraziamo, grazie ancora per averci eh, seguito, soprattutto per averci supportato durante questi mesi. E Londra vi dà l'appuntamento naturalmente a settembre per una nuova ed entusiasmante eh, stagione per informare sempre i connazionali sul suolo inglese. Si conclude così il Tg uh, di Telelondra, una buona estate da parte di tutto lo staff e da parte di tutta la redazione di Telelondra. Grazie ancora.